Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi vorrei parlare di queste carte che sono le carte dei quattro elementi o carte del domani. Io devo dire la verità, non mi ricordavo di averle. Stavo mettendo semplicemente a posto l'armadio e ho trovato la mia scatola con la collezione di carte, tarocchi e sibille e in un angolino di questa scatola ho trovato queste carte. Poi sfogliandole, guardandole, mi è venuto in mente che l'avevo trovata tantissimi anni fa in una rivista che si chiama Vera, e poi pensando mi è anche venuto in mente che effettivamente anni fa le usavo abbastanza, e quindi è strano che io le avessi dimenticate in effetti. Insieme alle carte ho trovato anche il materiale necessario per la stesura, che è questo cartoncino dove ci sono proprio tutti i quattro elementi, anche tutti i segni zodiacali che sono associati ad ognuno di questi elementi. Poi ci sono le istruzioni e i significati delle carte. Ora, io stavo pensando di farvi, diciamo, un mini corso per spiegarvi come si usano queste carte e qual è il significato di ognuna di queste. Però adesso brevemente vi posso dire che per ognuno dei quattro elementi sono state associate tre carte che hanno un significato ovviamente specifico, ma che vanno, diciamo, a indicare, rappresentare un'area specifica della nostra personalità, un'area specifica della situazione, eccetera. Allora, qui ad esempio abbiamo le tre carte dell'aria, che sono queste. Mi avvicino così magari riuscite a vederle. Ecco, queste carte sono associate all'esperienza emotiva, alla creatività, ai sentimenti e anche al dinamismo, l'essere dinamici, la nostra voglia di fare. E queste sono le tre carte dell'aria. Poi abbiamo le tre carte del fuoco, che sono queste. Le tre carte del fuoco sono queste qua. Al fuoco è associata la sfera, diciamo, della gioia di esistere, della crescita interiore e della purificazione. E queste sono le carte del fuoco. Poi abbiamo le carte dell'acqua, che sono queste. Le carte dell'acqua. All'acqua sono associate le tensioni emotive e l'intuizione, la nostra capacità di intuire non soltanto le situazioni, ma anche magari fare un lavoro intuitivo che riguarda proprio il nostro aspetto interiore. E poi in ultimo abbiamo le tre carte associate alla terra, che sono queste, e vanno ad indagare la sfera della stabilità, della pazienza e dell'esperienza di ognuno di noi. Quindi noi, attraverso la combinazione dei quattro elementi, possiamo capire che cosa ci aspetta, che cosa ci riserva al futuro e, diciamo, andare ad interrogare le carte su una specifica situazione. E le carte ovviamente ci rivelano poi non soltanto come ci sentiamo in quella situazione, quello che possiamo fare, ma anche come possiamo agire per migliorare la situazione futura, come possiamo comportarci in quella determinata situazione. Io pensavo che per spiegarvi meglio come funzionano queste carte e soprattutto quali sono i significati, di fare dei video specifici in cui inquadrare proprio ogni singola carta e spiegarvi brevemente il significato. Poi magari vi faccio vedere come si fa la stesura, perché la stesura si fa in un modo un po' particolare, che diciamo è un po' diversa dalla classica stesura che si può fare con le altre carte. Intanto perché è necessario questo, perché senza questo non si può fare la stesura con queste carte, almeno non nel metodo che vi voglio insegnare io, poi magari ce ne sono altri che io non conosco, però quello che conosco io comunque va fatto utilizzando questo cartoncino. E quindi, essendo un po' particolare, pensavo di farvelo vedere, di creare appunto dei video apposta con un mini corso, diciamo. E la particolarità di queste carte, se voi notate, hanno tutte al centro una conchiglia. Perché hanno una conchiglia? Perché l'autrice di queste carte, dopo aver vissuto un'esperienza esoterica, e su questo è molto generica, quindi non racconta nello specifico quale tipo di esperienza abbia vissuto, però dopo questa esperienza lei ha disegnato queste carte con le conchiglie
perché sosteneva che le conchiglie hanno sempre un messaggio per tutti e quindi noi attraverso l'interpretazione di questo messaggio possiamo capire che cosa ci aspetta per il futuro e anche come agire. E quindi insomma sono un po' particolari, sono anche molto belle come figure, poi le vedrete bene da vicino, ma sono carte che veramente sono contenta di aver ritrovato, non me le ricordavo e devo dire che sono veramente molto interessanti, molto, molto carine, molto originali, diciamo che sono molto originali. Niente, questa era come dire, una breve panoramica su queste carte, ci vediamo poi al prossimo video in cui vi spiegherò meglio e nel dettaglio la stesura e il significato. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima, da Stella di Luce un bacio!